Cornella, buonasera a tutti, continuo quindi questa disamina, entrando nel merito soprattutto applicativo, cioè cosa abbiamo fatto praticamente, cosa è stato fatto nel territorio negli ultimi 25-30 anni, da quando è partita praticamente una forte meccanizzazione negli anni 80-90, soprattutto in pianura, che ha stimolato anche queste zone di colline di forte pendenza a migliorare quella che era la gestione dei propri vigneti. Questo che vedete è praticamente un classico paesaggio di questa zona, con i vigneti, praticamente, con la loro struttura già spiegata prima sia dal professore Vigneti che della Cornelia Sant'Antonio. Ci troviamo di fronte praticamente a una situazione di sistemazioni che, se vogliamo dirla così, storiche, perché che rappresentano un paesaggio storico, erano praticamente così definite. Praticamente, diciamo, abbiamo delle strade livellari che seguono praticamente il percorso in pendenza, queste piste, diciamo, di servizio alle varie zone del vigneto, piste di servizio che salgono con pendente per 15-20% e danno servizio a tutti i filari, dove però tutte le operazioni vengono fatte manualmente. Queste praticamente sono la classica praticamente zona che si può fatturare e che dove possiamo muoverci con un fattore, portare su una botte per fare tutte le identità parassitarie, portare giù una che andiamo a vendemmiare e via dicendo. Questa che vedete è un'altra classica situazione di come sono conformati questi storici. Qui vedete praticamente dove è andata adesso la linea di curvatura, che non è altro che il percorso che fanno queste piste ciclabili. Lì si corre quel fattore tradizionale, convenzionale, e tutto il resto deve essere gestito manualmente. Lì si può ovviamente portare su, in questo caso, portare via la legna oppure pinciarla sul posto, e possono portare servizi diversi, come dicevo prima, dalla consumazione, al trasporto di materiali, alla consumazione organica, al trasporto dell'uva praticamente fuori dal vigneto, e tutto il resto si fa a mano, e in queste situazioni, forte pendenza con vignifico ristrutturati, noi abbiamo una gestione annua che va dalle 700 alle 900 ore per ettaro. È una cosa che, se pensate, se pensiamo al discorso della redditività che si diceva prima, è una cosa che chiaramente fa fatica a stare in piedi. Se vogliamo, ci deve essere una grande redditività della produzione che insiste in queste cose. Per fortuna, l'era praticamente ci dà ancora questa opportunità, dobbiamo mantenerla tale, però cambiando un po' quella che può essere la gestione tutta manuale di queste superfici. Se andiamo praticamente soltanto a considerare lo sfalcio dell'erba, che adesso non si fa più che la faccia, come avete visto prima, si fa con i cespugliatori, lo sfalcio dell'erba in certe situazioni dove tutto viene fatto manualmente impiega circa 35-40 ore ettaro, anche 50 quando l'erba è secca e dura, e quindi praticamente capite, se facciamo 3 falci in anno, abbiamo 150 ore soltanto per fare lo spazio dell'erba, è una cosa praticamente che incide moltissimo nella gestione di queste superfici. Anche per quanto riguarda i trattamenti, vedete che le piste di servizio possono servire a muovere l'atomizzatore, il trattore con l'atomizzatore, poi si fa il trattamento o con l'arancia a mano, come vedete, vanno via dalle 12 alle 15 ore per ettaro, oppure siamo agevolati dal cannone, dal diffusore a cannone praticamente, che passa sulle strade, sulle piste di servizio praticamente, e va a destra e a sinistra in vari filari. Vabbè, questa qua è una cosa che mi ha fatto sorprendere. Però questa situazione, praticamente, tra l'altro, questi vigneti, fino a qualche anno fa, poteva fare come elicottero, adesso è vietato, praticamente, l'aspersione di farmaci in elicottero, da diversi anni ormai, venivano trattati anche come elicottero. Quindi, in quegli anni, soprattutto verso la fine degli anni 90 e degli anni 2000, la situazione ha cominciato a evolvere praticamente moltissimo, e ci si chiedeva quale sistemazione territoriale originale, e la dipendeva chiaramente dalle pendenze e dalla situazione
morfologica della superficie. Qui vedete tutto, vedete il girafondo, classico girafondo, vedete praticamente il cavalcapoggio, vedete il ritorno in fondo, e c'è alla base, avete il traverso, in una serie di filosofie diverse, tutte comunque pensate e realizzate per arrivare a una migliore gestione del limite in corpo del limite. Migliore gestione e ritrigo di gestione, chiaramente. In quella fase di limite di anni lì si poteva, c'erano diverse filosofie, quindi praticamente c'è stata una produzione di diversi approcci sistematori. È stato fatto un gran lavoro di miglioramento di quello che era l'esistente attraverso un'apertura e attraverso una risagomatura praticamente dei ciglioni esistenti, con l'avvento poi di una certa tecnologia, di una certa meccanizzazione che permetteva di transitare in questi ripiani, in queste valvole praticamente un po' allargate, con mezzi che davano soddisfazione in termini di riduzione di manodopera. C'è stata poi la possibilità di fare il restauro, quindi in questo caso qui siamo proprio nel pieno della zona di Solidio. Questo era un invito praticamente abbandonato, con i gessi all'interno. Si è praticamente operato, in questo caso qua, con una sistemazione e una ricalizzazione praticamente dei ripiani, per portare praticamente a una situazione che permetteva il transito su tutti i filari di una meccanizzazione praticamente adatta, che già in quegli anni cominciava a comparire, mantenendo praticamente il gesso, in questo caso qua, le varie paesaggistiche che praticamente segnavano questo pezzo di paesaggio. La situazione finale è questa, vedete praticamente il gesso in fondo, i filari nuovi, tutti trattorabili praticamente con trattorini cingolati come questo è stato il primo, vedete qua nella foto, il primo trattorino cingolato è arrivato nel 98 nella zona pedemontana della Lucidina. Questa situazione chiaramente è stata affrontata in tutte gli aspetti tecnici. È chiaro che bisognava valutare prima la situazione del suolo, capire un attimo com'era il sito, com'era fatto dal punto di vista geologico il sito che doveva operare, e praticamente chiaro che è nata subito l'esigenza di avere un'azione pluridisciplinare, come si diceva prima, per migliorare e per non trascurare niente, sia dal punto di vista agronomico, sia dal punto di vista del progetto idraulico di movimento delle acque, sia per conoscere meglio la possibilità di lavorare e di fare delle sistemazioni di terreni diversi, era un approccio importantissimo, questo, quello della pluridisciplinarità delle figure. Sono stati importanti poi anche modelli sistematori tipici di altre zone più vicine, che sono tipiche. Modello sistematore ovviamente con decisioni raccordati del coglio, del taglio, del taglio, dei piedi, con i piani d'arco di 2,5 metri, e una condizione diversa da quella che era la nostra, ovviamente, modello sistematorio. Qui ci mettevano due praticamente filari per banchina, però erano sempre sistemazioni dove si poteva lavorare su certe pendenze non importanti, un 20-30% di pendenza, diciamo. E comunque con questo tipo di larghezza dei filari, dei ripiani, con l'uso dei trattori convenzionali, normali, non adatti praticamente a fare lavori in forte pendenza, e quindi con questa situazione di gestione che vedete qui. Chiaro che nel corso di questi anni si è visto un po' di tutto, anche qualche situazione in cui sistemazioni di questo tipo hanno avuto poi, a causa del tipo di terreno, a causa della tipologia di sistemazione, con progetto idraulico, mai fatto, di movimento delle acque superficiali e superficiali. E quindi abbiamo avuto anche dei successi di questo tipo.
Col tempo si è cercato, sempre con l'evoluzione che c'è stata praticamente a livello di meccanizzazione, soprattutto, cercare di fare praticamente in queste condizioni di forte tendenza delle sistemazioni, che chiaramente dovevano tener conto della tendenza della profondità del suolo, atte a diminuire quella che era praticamente la larghezza dei ciglioni e dei ripiani, in maniera tale di poter ridurre quella che era praticamente la possibilità poi di situazioni di smottamento di frane in queste sistemazioni. Una sistemazione particolare che più o meno è partita verso il 2004-2005 e che ha visto il sottoscritto e anche i colleghi del studio praticamente inserire in questa nostra zona praticamente, e sono stati fatti diversi impianti, poi vedremo, un tipo di sistemazione poi definita per protezione natura. Perché questa sistemazione? Perché permetteva praticamente in superfici a forte pendenza, si permetteva praticamente la possibilità di migliorare quello che era la situazione idraulica, morfologica, idraulica in quel territorio, permetteva di recuperare delle superfici che se no resterebbero, sarebbero state abbandonate, permettevano di gestire una certa meccanizzazione praticamente i vigneti in forte pendenza, che siamo praticamente al 50%, riducendo quindi i costi di gestione, permettevano di aumentare notevolmente quella che era la sicurezza degli operatori, e nel contempo si faceva un'operazione poco invasiva a livello del territorio, e c'era anche una conservazione e anche un miglioramento di quello che era il paesaggio. Di quel particolare paesaggio. La situazione, vedete, praticamente è un granato della formazione di un microciglionamento attraverso i dari andavano praticamente in direzione, i ripiani andavano con una tendenza verso il basso, dal 15 al 25%. I ripiani erano stretti e permettevano praticamente di passare con i catolini cingolati che avete visto prima, e c'era la possibilità così facendo di superare veramente situazioni disagiate in abbandono, con la possibilità di abbassare moltissimo i costi di gestione. Ecco qua praticamente un esempio di questo tipo di sistemazione, una pendenza caratterizzata dal 25-30%, una sagoma dura praticamente dei futuri indiani cittadinati, mantenendo quelli che sono poi gli aspetti paesaggistici di valenza del territorio presente. In questo caso qua, chiaramente, in tutte le formazioni c'è la distribuzione poi della paglia per effettuare il momento in cui gli eventi che erano intorno, di piogge molto, molto forti e intense, potessero praticamente rovinare questa micro gradonatura fatta praticamente. Con le stesse macchine con le quali si fanno questa sagoma dura di questi filari, si va poi a fare anche l'impianto delle porte del cimento, con i pali, delle linee, e la messa in opera di tutta l'architettura praticamente del filare. E il risultato finale di questa sistemazione era questo: una sistemazione ovviamente che permetteva veramente di ridurre notevolmente per i costi di gestione. Attraverso la trattorabilità con questa nuova tipologia di macchine, praticamente molto strette, di un metro, che però permettevano di fare tutte le operazioni più grandi. In queste sistemazioni è subito la prima cosa, chiaramente, oltre alla distribuzione della paglia, come ho detto prima, che c'era problemi di erosione di stabilità, c'era subito l'inadimento che in relazione alla tipologia del suolo veniva fatto con misure particolari a base di olio in terreno, che si coordina per questa lunga, per questa ordinata, un po' di reference, e negli anni, nei primi anni, si fa uso praticamente, si fa uso anche di piccoli usi, di piccoli bilanci localizzati, al fine di evitare praticamente l'erosione che potrebbe praticamente essere dovuta se c'era una un perdito di superficie inerpita praticamente con il diverso,
nel contempo si faceva praticamente anche, si regolava la crescita del. Questo praticamente è una tipologia di paesaggio che vedete, e vedete ci sono diversi sistemi praticamente, e vedete poi in fondo, oltre che dei tocchini, delle situazioni di traverso, il tocchino qui abbiamo questa situazione che avete visto prima, vediamo insieme, è praticamente una situazione che un po' attraverso, ma che non va praticamente a ledere quella che è poi il tessuto di tutto il paesaggio. Una situazione, per andare avanti come esempi, abbiamo praticamente in questo caso qua proprio un recupero di una zona abbandonata, e questa è la situazione come era prima, la predisposizione di tutto un progetto di sistemazione del terreno. Sono importanti praticamente, dove era necessario, importanti anche adozioni importanti linee di drenaggio, la sistemazione del terreno, come la vedete, la sagomatura dei ciglioni, delle banchine, e il risultato finale di questo recupero, che tutto sommato, se avessi avuto qualche elemento di rottura qua e là, qualche altro, qualche centro, praticamente qualcuno di questo vigneto potrebbe essere considerata comunque sempre una valorizzazione del territorio. Altra situazione ancora, in questa situazione che è del 50%, sistemazione del suolo e studio, chiaramente un progetto idraulico per il movimento delle acque, per le nate, la realizzazione dei ciglioni praticamente raccordati, l'impagliatura che abbiamo visto prima, la situazione finale di questo impianto. Ovviamente una pendenza del 30-50% ha la possibilità di essere trasformato, cioè con macchine adatte, e quindi la possibilità di ridurre moltissimo la questione. Altro esempio, questo si tratta proprio di un recupero, che era un vigneto abbandonato dove era cresciuto il bosco. E come si diceva prima, con la possibilità di dimostrare che c'era praticamente un vigneto storico, la casa che vedete in fondo era completamente vuota, in una zona boscata, ho recuperato sempre con la stessa tipologia sistematoria, e questo praticamente è il risultato che abbiamo dopo la realizzazione e la crescita del vigneto. Altro esempio ancora, una zona praticamente completamente persa, abbandonata. Anche qua con le stesse caratteristiche, con lo stesso modello praticamente di sistema, si è arrivato praticamente a questo punto. Altro esempio ancora, la possibilità di raccordare praticamente in porta pendente i piani attraverso questi innesti, praticamente questi raccordi praticamente per permettere ai cingolati praticamente di transitare sui ripiani. È chiaro che in situazioni particolari si è fatto ricorso poi a realizzazione di ciglioni con la tecnica delle terre rinforzate. È chiaro che in tutte le sistemazioni di realizzazione il problema praticamente idraulico, c'erano dei drenaggi che devono essere più o meno estesi e diversificati in relazione alla problematica di schermo. Abbiamo introdotto situazioni per evitare praticamente forti erosioni, strade che praticamente facevano servizio per i vigneti, con posa anche di grigliati in calcestruzzo, dove poi cresceva l'erba che praticamente questi ci mimetizzavano e riducevano di molto quella che era l'erosione praticamente nelle piste di servizio. Altra situazione, questo è un di rapporto con il cittadino di rispettato, cioè la difficoltà chiaramente effettivamente di tenere un rapporto classico, come tante volte si vede, non è semplice, perché chiaramente poi pesando i fili dell'armatura è chiaro che poi si può avere praticamente una situazione di non allineamento dei pilari che possono sbandare da una parte o dall'altra, siccome a seconda della curvatura, e quindi bisognerebbe intervenire con parametri particolari
nei punti di curvatura e via dicendo. Con questo sistema qua, a linee praticamente affidate spezzate, si riesce praticamente anche in questo caso qua a fare un traverso, una situazione diciamo quasi a zero posto, con l'interruzione e vedete i punti di interruzione della linea dei filari e il cambiamento di direzione dei filari veniva fatta una qualificazione nuova. Ma praticamente cosa? Dobbiamo fare un confronto tra una gestione tradizionale dei vigneti che ancora è in tanta situazione della Corazon, sono presenti, e quelli che possono essere questi nuovi modelli di sistemazione che si avvicinano moltissimo e che rispecchiano quella che può essere anche la situazione del viraporto. Vediamo un po' quali che differenze possono essere. Quindi abbiamo nel sistema tradizionale, dove abbiamo visto prima, abbiamo soltanto un trattore che abbiamo fatto, del servizio, alle varie operazioni poche che si possono fare con le macchine, cioè i trattamenti parassitari, gli sfalci della pista e qualche di servizio ovviamente per le principazioni, per la vendemmia e eccetera. In queste situazioni dove si fa fare tutto manualmente, abbiamo detto ci sono 700 ore di manodopera, ma sono anche di più a volte, abbiamo circa 13.000 euro di lavoro, 3.000 euro di spese varie, per un totale circa 16.000, tendenzialmente ad aumentare con quello che è il pagamento di costi che ci sono stati finalmente. E abbiamo necessità anche di avere più operatori per fare queste operazioni, tutto meno male. Nella gestione invece di questi modelli di sistemazione che abbiamo visto, dove possiamo, non vi dico chiaramente di questi trattorini simulati, macchine simili, praticamente, fare gli spazi, trattamenti di parassitari, pensatura di sermenti, la cimatura, la depolarizzazione, il diserbo, la continuazione del trasporto del buffa, lievolazione nei piatti, nella manutenzione del vigneto. Qui il monte ore scende a circa 400 per ettaro. È già un bel risparmio perché abbiamo 2.000 euro di lavoro, circa 3.000 euro di spese, per un totale che più o meno va tra i 10 e i 12.000 euro. E basta solo un operatore per fare tutto questo operazione. Se andiamo a vedere cosa si spende in termini dei vigneti meccanizzati di perla, siamo attorno ai 7.000 euro. Capite che insomma, se poi non riusciamo a trovare una quadra tra quella che è la gestione del vigneto e la redditività che può essere, che può dare, facciamo fatica a tenere praticamente in essere certe zone del territorio. I costi di sistemazione, vediamo un po' anche quello, i costi di sistemazione in queste condizioni di forte pendenza si va. Per quello che abbiamo visto, cioè l'estitto, la sistemazione idraulica, il lavoro di sistemazione, l'impianto di vigneti, compresi anche i costi di impianto, si va dai 7 euro al metro quadrato, minimo, più o meno, considerando anche la progettazione, la direzione di lavoro, fino a 12 euro al metro quadrato, ma a volte siamo arrivati anche a più di 12 euro al metro quadrato, quindi da 70 a 120 mila euro per ettaro per progettazione. In pianura, per fare la stessa cosa, cioè sistemazione del terreno, un eventuale drenaggio tubolare se serve, il pianto di irrigazione, il pianto del vino, siamo attorno ai 3 euro per ore. Queste sono le differenze. Quindi è chiaro che se adesso, in una situazione in cui volessimo migliorare la redditività di questi vigneti, praticamente storici, con questi costi, è chiaro che ci deve essere forse un intervento del DSR e di altre forme praticamente di aiuto a quello che può essere così, una sistemazione che si vanno a fare. Le macchine in questi ultimi anni c'è stata un'evoluzione di macchine che possono lavorare in un mix tipo microgradonamento come questo, e quindi c'è la possibilità ovviamente di cambiare il volto di questo. In queste zone praticamente come tutti la tecnologia offre parecchie. Vedete qua per esempio
ho fatto un video di quello che può essere lo spazio dell'erba per la figlia. Chiaramente c'è stata una buona velocità e si fa praticamente su tutti i pilari, però soprattutto un attentamento anche poco di forza. Nell'attesa poi che arrivi anche un po' di robotizzazione, ormai è venuta in certe zone dove ci sono situazioni convenienti, come vedete qua con queste sistemazioni, già operano i robot praticamente in GPS, a guida satellitare, ci sarà praticamente un'evoluzione di queste cose, sicuramente anche in Polonia, nelle situazioni trappolate, nelle situazioni che vengono gestite con questo sistema proprio, ci potrà essere anche l'evoluzione. Una cosa che va detta adesso, parlava proprio del problema del cambiamento climatico, anche quest'anno abbiamo visto praticamente centinaia di trattori con le bombe salire su per la collina a fare acqua, perché abbiamo avuto un periodo veramente che ha messo pure a prova assolutamente certe superfici dove intervenire non avevano nelle grandi serre di vita. Quindi la possibilità di realizzare i new bar, come vedete, sono tutti realizzati qua nella zona proprio collinare della Corazon, quindi praticamente di stronzare degli esempi, ma bisogna intensificare, bisogna pensare che l'acqua sarà un elemento importantissimo per il futuro. Se pensate che quest'anno praticamente servono in certe situazioni almeno un milione di litri di carattere per poter far avanti la pianta a un nel giusto regime praticamente di lavoro che ci sono. In certe situazioni abbiamo anche provveduto praticamente a inserire una lavorazione di questa carta interrata per praticamente fare il soccorso. Situazioni con poca pendenza, questa è una zona che non è dentro nella quale probabilmente per come ha detto il professor Teodoro, chiaramente uscita da questa zona anche per una visione un po' più meno storica, più moderna, dei limiti, vedete qua, oltre alla situazione di traverso abbiamo una situazione con un po' più, e una cosa l'ha detta in questa situazione, anche i colleghi che hanno parlato in tal concella, su sessuale, hanno citato più volte il problema degli incidenti, dei ribaltamenti delle tradici, una zona di botte pendenza. Se devo una cosa per quanto riguarda proprio la gestione di queste zone, probabilmente l'ultimo adesso non si può più fare, superando quella che è la pendenza del 15%. Però uno dei vantaggi che abbiamo era proprio la sicurezza dell'interazione, questo è il sistema più sicuro sicuramente per gestire i limiti di forza tendente. E non soltanto il 15%, ci sono in realtà in giro per l'Italia, in giro per l'Europa e in giro per il mondo dove si lavorano tendente molto superiori con una sicurezza molto più. E niente, vediamo praticamente poi chiaramente la scelta dei portainnesti, dei materiali clonali, delle varietà che deve essere fatta in funzione anche di queste nuove in realtà di cambiamento climatico. E, per aumentare la sostanza organica di vigneti anche nel caso degli indici pianoti, l'uso delle erbaie da sorveglia potrebbe essere utilizzata praticamente per arrivare a migliorare le condizioni agronomiche delle suole. E il cover top, sempre un discorso per utilizzare l'acqua e del vigneto. Abbiamo parlato praticamente di problematiche sanitarie, il collega Gabriele Tosenato ci ha parlato di problemi anche legati alla flavescenza colorata. La flavescenza colorata stasera non ne parliamo tanto, perché è un problema di agricoltori, gli agricoltori e i produttori di questa zona, sta facendo veramente dei danni terribili e può praticamente creare dei problemi anche a quello che è il paesaggio, perché dobbiamo fare il possibile per arrestarlo, perché paesaggi sono ovviamente distrutti da qualche fattore, in questo caso
la Xylella da tutti, questa era una situazione di quel paesaggio incredibile che c'era soprattutto in provincia di Lecce, in provincia di Lecce, che nel tempo praticamente in più di pochi anni è diventato questo. Milioni di alberi distrutti da questo cappello, milioni di alberi secolari anche di questo cappello. Noi cerchiamo di fare il possibile per mantenere alta la guardia per quello che abbiamo praticamente in alto in questo momento, la forestazione dorata. Cerchiamo di mantenere e di produrre ancora questa che è la nostra fortuna. Passo di nuovo la parola ad Ornella per le consigli.